Le grazie. Allora, abbiamo già detto che le grazie sono un testo principe, si può dire, del neoclassicismo italiano, cioè il testo più importante probabilmente del neoclassicismo italiano, più significativo. Ecco, che Foscolo fosse un poeta neoclassico di formazione già lo sappiamo, già l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato a proposito delle odi. C'è però da dire che già intorno al 1803 lui ha iniziato a concepire un vero e proprio poema neoclassico, no? E aveva scritto dei frammenti, aveva inserito poi questi frammenti nella traduzione della Chioma di Berenice. La Chioma di Berenice è appunto un poema, un poemetto però latino di Catullo. E quindi aveva messo questi versi e aveva incominciato quindi a lavorare a questo poema delle grazie, che poi ha trovato gli anni di più importante e fervente elaborazione tra il 1812 e il 1813, quando lui proprio dimora a Firenze. E il fatto di trovarsi a Firenze, quando sono andato a Firenze, a un certo punto mi hanno detto: guarda che c'è la villa di Bello Sguardo, un bellissimo posto a Firenze. A dire la verità, adesso magari rispetto ai tempi di Foscolo è ancora più. E quindi c'è questa bellissima villa in cui lui ha potuto risiedere e da qui, insomma, scusatemi, ma noi abbiamo appena letto i Sepolcri, lo sappiamo che Firenze per lui è come un centro ideale dell'Italia, no? È proprio da lì che può partire il cambiamento. Vi ricordate le tombe, egregie cose, i forti anima accendono le urne dei forti, le tombe che sono lì a Firenze. È lì, è a Firenze, che si può realizzare questo progetto di civilizzazione. Quindi, questo è il grande progetto, cioè che la poesia, le arti, la bellezza possano purificare e ingentilire le passioni e promuovere l'incivilimento. Ecco, da lì possiamo partire per una nuova civiltà, perché viviamo in un tempo, in un periodo incivile. Ecco perché quindi noi, come dire, rimpiangiamo il mondo classico. Non è un rimpianto fine a se stesso, ma è un rimpianto che deve portare a un cambiamento. Il mondo classico non è un paradiso perduto e irrecuperabile, assolutamente. Cioè il tentativo, cioè questa perfezione, questa bellezza del mondo classico deve poter essere nuovamente sperimentata anche oggi. E allora questa cosa lui la rende attraverso questo poema in tre libri, che è però è un poema incompiuto. Giustamente il vostro libro ci dice: come mai il poema della Divina Commedia, malgrado tutto, con tutte le difficoltà che aveva Dante negli ultimi anni della sua vita, è compiuto, mentre invece il poema delle Grazie rimane comunque incompiuto? Proprio perché comunque, cioè, questo progetto di fatto trova una difficoltà enorme a realizzarsi e quindi ecco, dice qua, infatti, il tempo, l'epoca non consentiva più le grandiose costruzioni concettuali unitarie ed armoniche che erano state prodotte in altre epoche della storia. Quindi rimane come una specie di illusione incompiuta. Tuttavia, si tratta, vi dicevo, di un poema in tre libri. Nel primo libro è dedicato a Venere. E infatti in questo primo libro si racconta della nascita di Venere dal mare Ionio, e qui ci viene in mente Arzacinto. Invece nel secondo libro si parla di riti celebrati da tre donne gentili. C'è la gentilezza, c'è la bellezza, e Foscolo l'ha sempre rappresentata, sin dalla Teresa dell'Ortis, e poi in altre opere, soprattutto nelle Odi, l'ha rappresentata simboleggiata dalla donna. E ci sono delle donne, donne gentili, fiorentine, che sono appunto di cui egli parla, che diventano protagoniste addirittura delle grazie nel secondo libro, che sono Eleonora Nencini, Cornelia Martinetti e Maddalena Bignami. Rappresentano la musica, la poesia, la danza. È da lì che possiamo ripartire per recuperare la nostra civiltà, no? Da queste arti, dalla grandezza, dalla bellezza della musica, della poesia, della danza. E infine, nel terzo libro, Pallade. Infatti, se il secondo libro è dedicato a Vesta, il terzo è dedicato a Pallade, che fa tessere un velo, il velo delle grazie, che difenda le grazie dalle passioni.
Quindi si recuperano i temi delle odi. Già nelle odi lui aveva detto: Laura beltate, ond'ebbero ristoro unico ai mali, le nate a vaneggiar menti mortali. La bellezza è l'unica cosa aurea, quindi eccezionale, incorruttibile, attraverso la quale i mortali, quindi gli uomini, possono trovare un ristoro, una consolazione. Gli uomini che sono nati per vaneggiare, più delle volte quindi vaneggiano, possono trovare un ristoro, un conforto solamente nella bellezza. E così abbiamo in questo poema un riferimento alla grandezza dell'arte e quindi all'arcana, armoniosa melodia pittrice della bellezza. La ricerca di un'armoniosità che trova un corrispettivo nella contemporanea scultura neoclassica di Antonio Canova. Antonio Canova in quegli stessi anni sta realizzando una scultura delle tre grazie. Quindi Ugo Foscolo a livello letterario fa esattamente quello che fa anche Canova a livello scultoreo. Lui non da Davide. Antonio Canova, no, no. Non è quello che ha fatto l'amore psichico. Sì, è sempre lui, sì. Antonio. È Antonio Canova, sì. Si chiama Antonio, sì. E lui, è Antonio Canova, il massimo esponente dell'arte neoclassica a livello appunto scultoreo, figurativo, eccetera, e invece Ugo Foscolo a livello letterario. In questo poema ci sono anche le allegorie, vengono quindi rappresentate delle allegorie, delle virtù, ecco. Quindi un'allegoria laica, quindi provate a pensare alle allegorie della Divina Commedia, quindi delle idee astratte che vengono rappresentate attraverso queste raffigurazioni, soprattutto le grazie. Le grazie, infatti, sono una specie di tramite fra l'uomo che è mortale e l'immortalità, quindi la divinità, la bellezza che è immortale. Rappresentano quindi i sentimenti più puri e elevati dell'uomo, il senso della bellezza, il superamento dell'istinto. Però attenzione, questa è una bellissima poesia neoclassica, eccetera, eccetera, però rimane sempre l'impegno civile, cioè il desiderio che questa poesia, come vi stavo dicendo prima, non fosse fine a se stessa, ma potesse risvegliare le coscienze. Leggiamo per esempio quello che scrive il critico Masiello. Siamo intorno a metà della pagina 159. L'idoleggiamento della bellezza assume senso solo in riferimento a quel terreno storico, come critica implicita a quel presente, come affermazione dell'esigenza di un ordine più umano, libero da tendenze feroci e aggressive, dominato da sentimenti più miti, di pietà, di compassione e di pace. Insomma, lui ci parla di questo mondo classico, perfetto, bello, eccetera, perché vuole che il mondo in cui lui vive diventi più umano. E allora ecco il neoclassicismo romantico di Ugo Foscolo. Qui concludiamo un po' il discorso che abbiamo iniziato proprio all'inizio dell'anno. Cioè, in lui si condensano tutti gli aspetti, alcuni aspetti, sia del romanticismo, sia del neoclassicismo. In fondo, come abbiamo già detto, parlando di Foscolo, noi capiamo che questi due movimenti culturali che sembrano così contrapposti, in realtà partono da una stessa constatazione, cioè dalla constatazione che il presente è deludente, che il presente è un presente di crisi, insomma dalla delusione storica. Partono dalla delusione storica, il romanticismo però non, diciamo, approfondisce questa delusione, questa impossibilità di comunicazione con l'esterno, quindi certe volte anche un rifugiarsi in se stessi, nel proprio io, dal momento che la realtà esterna non mi corrisponde. Mentre invece il neoclassicismo contrappone a questo presente deludente un mondo più equilibrato e bello. E leggiamo allora il proemio delle grazie che si trova alla pagina 160 e che quindi rappresenta e simboleggia i concetti che abbiamo sintetizzato, abbiamo detto teoricamente finora. Cantando grazie degli eterei pregi di che il cielo v'adorna, quindi cantando delle virtù, che sono virtù eteree, quindi divine, celesti, di che il cielo vi adorna. Quindi delle quali il cielo
e quindi le divinità vi adornano, perché voi siete divinità intermedie, diciamo così, di passaggio tra noi uomini mortali e la grandezza degli dèi, e della gioia che vi reconde voi date alla terra, e della gioia, della bellezza, della felicità che voi comunicate alla terra, in modo però discreto. Voi siete vereconde, quindi non lo fate in un modo eclatante, imponendovi, perché siete appunto vereconde, vergini, nello stesso tempo vereconde, e quindi si purificano in voi le passioni. Non siete qualcosa di sensuale, ma siete qualcosa di moderato, di equilibrato, un'esaltazione della moderazione, della capacità di frenare i propri istinti. A voi chieggio l'arcana armoniosa melodia pittrice della vostra beltà. Io chiedo a voi quindi la misteriosa melodia pittrice, quindi l'armoniosa musicalità della vostra bellezza. Come vedete, qui si mettono insieme molti aspetti, proprio una caratteristica delle grazie questa, cioè mettere insieme aspetti della musica, delle arti figurative, la bellezza, perché tutto racchiuso in queste immagini tratte dal mondo antico. Sì che l'Italia, afflitta di regali ire straniere, voli improvviso a rallegrarla il carne. Però, come vi ho spiegato prima, tutta questa reminiscenza di un passato mitologico non fine a se stesso, ma affinché questo carme, quindi questa poesia, questo poema delle grazie, possa rallegrare improvvisamente, senza che nessuno se l'aspetti, l'Italia, che è afflitta invece dall'oppressione dei dominatori stranieri, dei re stranieri, che in modo con la loro ira cercano di tenere a freno, diciamo, l'Italia, le potenze straniere. Qui termina una sorta di piccola protasi e incomincia, la narrazione. Nella convalle fra gli aerei poggi di bello sguardo, insomma, nella valle toscana, fra, i poggi, quindi questi piccoli rilievi che si levano, nell'aria. Di bello sguardo, si tratta di una collina, un poggio fiorentino, dove appunto Foscolo è vissuto tra il 12 e il 13. Ov'io cinta ad un fonte limpido fra le quiete ombre di mille giovinetti cipressi, alle tre dive l'ara innalzo, dove io innalzo un piccolo altare, alle dee, un piccolo altare circondato da una limpida fonte tra le tranquille e riposanti ombre di mille piccoli cipressi. È un fatidico laureto, cioè, insomma, è la villa di bello sguardo, una villa tutta piena di alberi, di bellissimi cipressi che regalano ombra. È un fatidico laureto, quindi, dove io quindi passo i giorni coltivando il giardino di questa villa, dove c'è un laureto, quindi un bosco di allori, in cui men verde serpeggia la vite, la protegge di tempio. Quindi un piccolo bosco di allori in cui si mescolano fra di loro le viti dal verde meno intenso che proteggono questo tempietto, quindi questo tempio delle grazie. Ecco, quindi da notare è interessante la questione del rituale paganeggiante, quindi del paganesimo, qui presentato da Ugo Foscolo, il quale proprio, insomma, coltiva questo piccolo altare alle dee, di un tempo, circondato da questi alberi. Sicuramente si tratta di qualcosa tipicamente neoclassico, quindi i neoclassici tendevano a recuperare persino proprio la religione, se vogliamo, anche degli antichi romani, no? Al vago rito vieni, o Canova, e agli inni. Quindi vieni adesso anche tu a partecipare a questo rito pagano, o Canova, o Antonio Canova, lo scultore, vieni qui, anche tu, agli inni, ad ascoltare questi inni, queste poesie che vado a dedicare alle grazie,
Al cor men fece dono la bella dea che in riva d'Arno sacrasti alle tranquille arti custode. Queste poesie, questi versi, questi inni sono stati ispirati dalla dea Venere, proprio la dea Venere che tu, Canova, hai scolpito, ti ricordi, in riva d'Arno, cioè ci si riferisce qua alla Vergine dei Medici, quindi è una scultura fatta da Antonio Canova. Sacrasti alle tranquille arti custode. Tu hai consacrato come custode delle arti pacifiche la Venere dei Medici. Ed ella d'immortal lume d'ambrosia la santa imago sua tutta precinse. E lei ha avvolto di una luce immortale e di ambrosia la sua immagine. Forse, o che io spero, artefice di numi, nuovo meco darai spirto alle grazie. Forse tu, Canova, che sei artefice di numi, in quanto sei uno scultore che rappresenta, che raffigura delle divinità, darai nuovo spirito, anche tu, nuova ispirazione alle grazie cor di tua man sorgon dal marmo. Quindi alle grazie che adesso stanno, che tu adesso stai scolpendo, perché appunto Canova stava realizzando questa scultura, la scultura delle grazie. Anch'io pingo. Anch'io con uno strumento, con un mezzo espressivo diverso rispetto al tuo, quindi quello della letteratura, pingo, quindi rappresento, raffiguro le grazie, espiro ai fantasmi anima eterna e do a queste immagini, a queste divinità del passato un'anima eterna, quindi anch'io infondo in loro una vita eterna, a queste creazioni della fantasia, a queste grazie. Sdegno il verso che suona e che non crea. Io disprezzo il verso che suona, quindi che è una musicalità puramente esteriore, e ci si riferisce qua al neoclassicismo di maniera, al decorativismo freddo e accademico di poeti come Vincenzo Monti o tanti altri poeti neoclassici che erano in voga all'epoca. Il mio neoclassicismo non è un classicismo fine a se stesso. Ve lo ricordate il discorso che ho fatto all'inizio dell'anno? Non è un neoclassicismo accademico, esteriore, non è un neoclassicismo lezioso, cioè dove uno ricerca il verso ad effetto, grazioso, eccetera. No, io voglio creare qualcosa, qualcosa di nuovo, di grande, che inciti gli animi a una elevazione spirituale. Perché Febo mi disse: io Fidia primo ed Apelle guidai con la mia lira, dal momento che Apollo mi ha detto: adesso ti ispiro, così come ho ispirato il più grande scultore dell'antichità, che è Fidia, e il più grande pittore dell'antichità, che è Apelle. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.